Io introduco questa sessione importante dando la parola al presidente dell'ANCI Domenico Tuccillo. Col microfono, se glielo passate. Saluto intanto tutti gli amministratori arrivati e, come ho avuto modo di inviare a tutti gli amministratori e agli operatori, questa sessione vedrà un breve intervento di ogni amministratore presente. Alcune delle amministrazioni presenti a questo tavolo si alterneranno nella loro componente, quindi, come posso dire, non tutti gli amministratori rimarranno fino alla fine, ma ci sarà una continuità. E subito dopo questo primo giro di interventi, gli operatori, iniziando dalla sfera del lavoro, inizieranno a fare le proprie brevissime testimonianze in due giri di parola, e si aprirà il confronto con le amministrazioni e con i sindaci per come è possibile insieme attuare la Costituzione dal basso. Introduco questa sessione dei sindaci e degli amministratori chiedendo loro, e quindi innanzitutto al presidente dell'ANCI, che rappresenta tutti i sindaci di questa regione, la Campania: come si fa a rispettare il proprio mandato, che è soprattutto la garanzia del benessere dei propri cittadini e delle proprie cittadine e dello sviluppo economico, sociale e umano di essi? Come si fa quando i trasferimenti sono stati eliminati dallo Stato centrale? Come si fa quando ci sono dei soldi da spendere in attivo al bilancio e non possono essere spesi per il patto di stabilità? Come si fa quando ci sono leggi come lo Sblocca Italia che non prendono più in considerazione l'opinione e in qualche modo la logica in cui i cittadini e le cittadine si debbano esprimere? Allora, la domanda che viene dalle città, dagli operatori, è: come si fa a rappresentarli se c'è tutto questo? Grazie, presidente Tuccillo. Sì, grazie. Si sente. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Mi è parso doveroso anche accogliere un invito così rivolto da una sede così autorevole, il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale ha chiesto che ci fosse la presenza dell'ANCI, e quindi ho inteso, diciamo, portare il mio contributo. Certamente oggi la condizione in cui operano gli enti locali è una condizione molto complessa, molto difficile, e per certi versi in alcuni casi diventa quasi improbo come impegno, perché, come diceva prima chi ha introdotto, è evidente che da alcuni anni, da diversi anni a questa parte, i trasferimenti statali si sono ridotti sensibilmente, ma insieme a questa riduzione dei trasferimenti statali noi abbiamo avuto due fattori convergenti che hanno reso la condizione di chi amministra sempre più complessa e difficile. Mi riferisco al fatto che da una parte le competenze degli enti locali si sono enormemente accresciute e quindi anche le responsabilità di chi amministra, dall'altra c'è anche stato un fattore recente abbastanza pesante per gli amministratori, che è il nuovo regime contabile che è stato introdotto, con vincoli di bilancio molto più rigorosi e molto più stringenti. La qualcosa sicuramente rappresenta un fatto anche positivo, per la verità, perché ci obbliga a criteri di controllo della spesa che responsabilizzano maggiormente le amministrazioni, rispetto a un tempo in cui gli amministratori procedevano un poco, diciamo, per conto loro, spesso raccogliendo sollecitazioni politiche, elettorali, e non sempre, insomma, responsabilizzandosi rispetto poi al fatto di dover rispondere anche di quello che si è chiamati, delle responsabilità che si è chiamati a svolgere. Quindi questa situazione è diventata molto più difficile per noi, e il tema a cui però io vorrei fare riferimento
è che questa difficoltà si è accresciuta con il fatto che con gli interventi ultimi intervenuti in sede costituzionale e in relazione agli enti locali, e quindi con la ridefinizione della filiera istituzionale degli enti locali, si è creata oggi, noi siamo oggi in una condizione di incertezza notevole, specie in relazione alla istituzione anche di nuove realtà, come per esempio la città metropolitana. Voi sapete bene che c'è stato questo passaggio dalla provincia alla città metropolitana, l'idea poi era che le province dovessero proprio sparire. Anche qui probabilmente c'è stato un cedimento eccessivo a forme di populismo che hanno, rispetto alla filiera istituzionale classica, immaginato che tutto si potesse risolvere in modo molto sbrigativo. Così non è stato, perché poi l'esito del referendum ha modificato questa condizione. Però al di là dell'esito del referendum resta il problema di che cosa dovevano essere poi queste aree vaste, di che cosa devono tornare oggi ad essere le province, di che cosa debba essere la città metropolitana. C'è il sindaco di Napoli, che è sindaco ovviamente anche della città metropolitana, perché la nostra legge prevede che il sindaco della città capoluogo sia anche sindaco della città metropolitana. Ma anche questo è un fatto un po' singolare. Noi ne abbiamo discusso con Luigi De Magistris approfonditamente, per esempio quando abbiamo fatto lo statuto della città metropolitana. Io allora presiedevo la commissione statuto e la prima cosa che mi sembrava in termini di democrazia costituzionale, che diciamo un valore che ho sentito evocato molto stamattina qui, la prima cosa che a me sembrava molto curiosa è che in una realtà come la nostra, che è l'unica forse vera città metropolitana d'Italia, Napoli, forse anche più di Roma e di Milano, perché noi qui abbiamo la particolarità dal punto di vista geografico e demografico di avere una città capoluogo che è una città di circa 1 milione di abitanti, avere una provincia che è circa il doppio degli abitanti. Eppure ci troviamo di fronte a una situazione per cui il sindaco della città di Napoli si trova a essere sindaco della città metropolitana senza che gli abitanti della città metropolitana abbiano potuto riconoscere questa legittimazione democratica. Quindi noi, anche di comune accordo, decidemmo che nello statuto fosse inserita l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana, e così è stato deciso anche a Roma e a Milano. Ecco, per esempio, questa sarebbe anche questa semmai una battaglia di democrazia da poter fare, visto che negli statuti delle città metropolitane di Napoli, di Roma e di Milano si prevede l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana, e che per arrivare a questa conclusione occorrerebbe una legge dello Stato che dovrebbe appunto regolare il sistema elettorale per l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana. Se si ritiene che questa istituzione, la città metropolitana, abbia un senso, debba avere un senso per il governo del nostro territorio, questa per esempio anche sarebbe una battaglia interessante da fare, forse meno impegnativa di alcune cose certamente che ho sentito stamattina qui, che fanno riferimento ad altri momenti e valori e problematiche relative al rapporto tra proprietà privata e proprietà pubblica, popolo e diritto e quant'altro. Però ci sono delle cose più modeste che pure potrebbero essere realizzate e che pure noi potremmo contribuire a realizzare. Grazie.